Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi parliamo della guida completa alla settimana numero 5 ragazzi. Mamma mia, siamo già arrivati a metà della season 6 ragazzi, sta davvero volando. In questa guida ragazzi vedremo ovviamente tutte le sfide una per una con i metodi più veloci per completarle, quindi vedremo le posizioni degli autovelox, vedremo dove sono i cerchi di fuoco e ovviamente la posizione esatta della stella segreta, che quindi ragazzi ci regalerà un livello del pass battaglia extra. Quindi ragazzi mi raccomando, vi ricordo, se vi piacciono i miei video un super like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun video. Prima di cominciare però ragazzi la domanda che vi faccio sempre: a che livello siete? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io sono al 69, sto per arrivare al 70. Quindi ragazzi andiamo a vedere adesso l'elenco delle sfide da fare questa settimana. Vi ricordo, completatele tutte prima di fare quella della stella segreta. Quindi ragazzi, eliminazioni minigun, supera il limite di velocità di fronte a diversi autovelox, elimina nemici da una distanza minore di 5 metri, danneggia gli avversari con le pistole standard, salta nei cerchi con il quad, il kart o il carrello, fai danni ai nemici con le SMG e fai danni con il pompa tattico. Quindi ragazzi, dentro subito e parliamo subito della prima missione dove dobbiamo killare i nemici da una distanza più vicina rispetto a 5 metri. Allora, può sembrare una missione abbastanza particolare, ma in realtà non lo è, ragazzi. Ovviamente io vi do il consiglio di utilizzare un fucile a pompa per compiere questa missione, ragazzi. Cerchiamo di stare il più vicino agli avversari, indicativamente ragazzi 5 metri è una distanza simile a due muri messi uno vicino all'altro, quindi ragazzi più o meno è quella. Vi consiglio ragazzi di fare questa missione nella modalità discoteca, quindi la domina la discoteca, è più facile che siate vicino agli avversari. Datevi da fare e vedrete che molto velocemente terminerete la prima missione. Ma parliamo subito ragazzi della posizione esatta della stella segreta di questa season, questa week ragazzi. Per trovarla, mi raccomando ragazzi, completate tutte le missioni prima di fare questa missione. Dobbiamo andare al castello vicino a Montagnole Maledette ragazzi, e una volta arrivati a castello dobbiamo salire in una delle due torri, perché purtroppo non si riusciva a capire quale fosse esattamente la torre, quindi potrebbe essere quella che avete appena visto o potrebbe essere questa. Quindi ragazzi non abbiate paura, se non la trovate da una parte andate dall'altra e sicuramente là in mezzo troverete la vostra stellina segreta. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo della missione dove dobbiamo killare nemici con la minigun. C'è da dire ragazzi che ovviamente non è proprio l'arma più usata del gioco la minigun per killare gli avversari, generalmente la utilizzano per abbattere le strutture, la utilizziamo per quel motivo lì. Quindi ragazzi il mio consiglio per compiere questa missione nella modalità e nel modo più veloce è ovviamente di giocarla in squad. Dovete giocare una partita in squad accordandovi con i vostri compagni di squadra, dicendo di cercare di lasciarvi le kill, o comunque se voi stessi noccate un avversario non vi devono stilare la kill. Quindi ragazzi cercate la minigun, giocate un po' più arretrati e se riuscite ad abbattere un avversario, anche se lo abbattete con un'altra arma, finitelo con la minigun in modo da fare la missione il più velocemente possibile.
Ma avanti ancora, ragazzi, parliamo di una delle missioni più interessanti di questa settimana, che è quella di utilizzare un kart, un carrello o una T-Cup o un quad per saltare in mezzo a 6 cerchi nel fuoco, o 5, 6, no, credo che siano 6. Non vi preoccupate, ragazzi, che ho la mappa di tutti e 6. Mi raccomando, ragazzi, un super like anche solo per la mappa. Andiamo a vedere insieme le location. Il primo kart, ragazzi, lo troviamo a Boschetto Bisunto, quindi scendiamo, come avete visto, fino al negozio, fino alla pescheria, recuperiamo un kart lì davanti e passando da dietro al negozio arriviamo fino a questa rampa dove c'è il cerchio di fuoco, ci passiamo in mezzo e completiamo la prima fase. Per completare anche il secondo cerchio, ragazzi, vi consiglio di non lasciare il kart che abbiamo appena preso, ma di proseguire lungo questa strada che ci porterà verso Spiagge Snob, perché tra Spiagge Snob e il campo da calcio 5 è presente il secondo cerchio infuocato. È un po' lunga da fare, ragazzi, me ne rendo conto, ma è anche il modo più veloce. Una volta che state per vedere il cerchio di fuoco, che è proprio lì, ragazzi, basta solo salire nella parte sinistra del versante della montagna, prendere un po' di rincorsa e lanciarsi in mezzo al cerchio infuocato per completare in un colpo solo 2 cerchi con un solo kart. Andiamo avanti, ragazzi, e parliamo del terzo, che rimane a sud di Parco Pacifico. Come vedete c'è una piccola location dove c'è un quad, ci sono 2 quad sopra la macchina e sopra il caravan. Da questa parte, ragazzi, raggiungiamo il lato est della casa vicino al lago. Ecco, come state vedendo, ragazzi, stiamo per arrivare lì. Di fianco c'è una rampa con un cerchio di fuoco che ci permetterà di fare la terza fase senza troppi problemi. Avanti ancora, ragazzi, e andiamo invece ad est di Magazzini. Abbastanza semplice, ragazzi, questa missione, perché una volta preso il quad, il cerchio di fuoco, come vedete, è subito qui vicino, quindi senza nessun problema ci saltiamo in mezzo e andiamo avanti, arrivando alla penultima. Il penultimo si trova, ragazzi, all'accampamento dove ci sono tutti i caravan. Scendiamo, recuperiamo, come avete visto, il kart sempre sul dietro della macchina, e avanti per questa strada troveremo sulla nostra sinistra un altro cerchio di fuoco. Ecco, come state vedendo, ovviamente non abbiate paura, prendete anche in questo caso la rampa, passateci in mezzo, cercate di fare un'evoluzione e arriverete all'ultimo cerchio di fuoco. L'ultimo cerchio, ragazzi, è il più facile di tutti. Dobbiamo andare a Tempio Tomato, prendiamo il kart e, come vedete, subito dietro c'è l'ultimo cerchio di fuoco. Quindi completiamo, ragazzi, finalmente anche questa missione e andiamo avanti parlando di 2 missioni, una con l'altra, che si possono fare anche in un'unica partita. Non mi voglio dilungare molto, sono quelle di danneggiare sia con le SMG che con i fucili a pompa. Ovviamente, ragazzi, non pensateci neanche a queste missioni, fate prima le altre. Il mio consiglio è ovviamente di giocare nella modalità domina la discoteca e di forzarvi nel tenere solo le SMG e il fucile a pompa. In questo modo non c'è altra soluzione che killare e danneggiare gli avversari con queste 2 armi. Avanti ancora, ragazzi, e parliamo di un'altra delle missioni più interessanti di questa settimana, che è quella di registrare una velocità di 25 davanti agli autovelox. Subito a vedere, ragazzi, le location. Il primo è nella parte esterna del circuito da kart, ragazzi, quindi quando siamo scesi e abbiamo recuperato un kart, dobbiamo proseguire per la strada, ragazzi, e come vedete sulla destra ci troviamo il nostro segnalatore di velocità. Avanti per tutta questa strada, ragazzi,
e arriveremo alla fine, dove c'è un altro segnale, un altro autovelox che però ci dà, è girato, basta solo che facciamo inversione con un po' di rincorsa, riusciamo a passare anche questo senza problemi. Avanti anche per il terzo, ragazzi, che è a Parco Pacifico. Dobbiamo recuperare in questa location i car, i quad, e seguire la strada in modo da raggiungere praticamente il benzinaio, sorpassarlo, e come vedrete, ragazzi, lì sulla destra ci sarà un altro autovelox. Ci passiamo davanti e la missione è completata. Avanti ancora, un altro si trova ai magazzini. Dobbiamo prendere il quad a est di magazzini e seguire la strada fino al tunnel di Tomato. Come vedete, ragazzi, una volta raggiunto il tunnel di Tomato c'è un altro autovelox. Ci passiamo davanti e completiamo di nuovo la missione. Per l'ultima posizione invece è a Passatempi Pomposi. Prendiamo invece una TK, ce ne sono tantissimi a Passatempi, seguiamo la strada fino al lago e come vedete là in mezzo al verde c'è l'ultimo autovelox. Ci passiamo davanti e un'altra missione è completata. Quindi, ragazzi, parliamo al volo dell'ultima sfida, che è abbastanza facile, che è quella di fare danni agli avversari con le pistole standard. Vi consiglio semplicemente di utilizzare la 45 in diverse rarità, è la pistola più indicata per fare questa missione. Buttatevi nella Disco Domination e fate i vostri danni. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questa settimana la guida per il completamento delle sfide. Mi raccomando, un super like, iscrivetevi in tantissimi al canale, noi ci vediamo in live, ciao!